arrivati a martedì 29 marzo. Vi ho detto ieri che certe geometrie astrali cambieranno attorno al 10 di maggio. Quindi siamo un po' fiduciosi che attorno a quella data anche i nostri segni zodiacali e magari anche qualcun altro ci darà qualche soddisfazione. Intanto penso che i nati sotto il segno dei Gemelli oggi siano un po' attenti ai particolari. Questa è una giornata in cui due stelle per i Gemelli, diciamo che ci sono delle cose da mettere in chiaro, probabilmente anche semplicemente una questione di lavoro o di professione o in famiglia, se qualcuno vi contesta. Se qualcuno vi contesta non abbiate paura, perché da questo famoso 10 di maggio, quando cambieranno le stelle, beh, secondo me anche i Gemelli avranno qualcosa in più. Il segno della Vergine, io vi trovo da qualche tempo molto stressati o sottoposti a un po' di stanchezza. Io vi ho messo al quarto posto in classifica, però devo essere sincero, l'inizio di questa settimana non è proprio eccellente. Quindi qualcuno potrebbe dirmi, ma mi hai messo al quarto posto, io mi sento in fondo. L'importante è farvi scivolare le cose addosso. È la cosa migliore da fare in un momento in cui siete presi da tante tensioni diverse. E poi ricordo che qualche settimana fa c'è stato anche chi ha avuto un piccolo problema, magari è stato preoccupato per la propria forma fisica o per altro. Due stelle per il segno del Capricorno, non me le voglia Stefano, però i Capricorno in questo momento sono molto pensierosi. I Capricorno pensierosi parlano poco, ve l'ho detto tante volte, e vi ho messo in fondo alla classifica perché secondo me ancora non siete riusciti a parlare con quella persona che vi deve dare delle risposte. Chiedete, parlate. Aprile sarà un mese molto importante da questo punto di vista, e quindi prima della fine di aprile dovrete andare a bussare ad una porta e chiedere quale sarà il vostro destino. Non lo chiedete all'astrologo, chiedetelo a qualcuno che può fare qualcosa direttamente di più per voi. Amore sempre protetto, ancora di più da aprile, visto che Venere tornerà favorevole. E, tre stelle per il segno del Toro. Allora, vi ho detto che la situazione sentimentale è stata un po' ondeggiante. Allora, o amate tanto una persona ma siete stati in pensiero per questa persona, oppure uno dei due in coppia ha avuto problemi di lavoro, fisici, oppure proprio c'è stato qualcosa da ridire. Guardate al futuro, non badate al passato, anche perché veramente aprile avrà modo di darvi l'occasione di fare delle scelte nuove. Non sarà il periodo potente, diciamo così, che arriverà da maggio per molti segni zodiacali, dal famoso fatidico 10 di maggio, attorno al 10 di maggio, novità anche per voi, ma in questo momento dovete solo tenere, come si dice, i denti stretti. Anche il segno del Leone, 3 stelle, se per caso avesse dimenticato l'amore dovrà ritrovarlo. Venere è ancora opposta, questo mi fa pensare che in famiglia, nei rapporti con gli altri, nelle relazioni in genere, c'è qualcosa che non va o che dovete discutere. Se ci sono due storie in ballo, fate i bravi. Altrimenti, se per esempio in questi giorni pensate, ma io valgo, io ho avuto anche delle soddisfazioni, ma ancora non mi hanno dato soldi, non ho avuto un premio, aspettate, perché Giove inizierà un transito molto bello da maggio, quindi siete coinvolti in quella grande novità che riguarda un po' tutti. E 3 stelle per la Bilancia, arrabbiarsi in questo momento è facile, proprio voi che di solito dite state buoni se potete, cercate, dite agli altri, di evitare conflitti, in questo momento siete presi in un vortice di tensione che andrà risolto entro al massimo i primi di maggio. Quindi è probabile che se prima certe cose ve le facevate scivolare addosso, adesso questo non va più bene. E allora molti si ritroveranno ad avere a che fare con una persona che forse non conoscono, con un lato di voi che avevate nascosto a lungo. Forse siete solo un po' arrabbiati per gli eventi degli ultimi tempi, perché c'è chi ha dovuto affrontare anche un piccolo problema personale. Ma ricordatevi sempre quello che vi ho detto e vi ripeto, entro aprile molti si accorgeranno di dover fare una cosa, forse anche all'ultimo minuto, e andrà fatta, e molti dopo penseranno meno male che ho preso questa situazione in tempo. Molto importante che lo Scorpione, 3 stelle, oggi non si lasci andare a qualche tensione. È vero, la Luna è favorevole e questo vi permette di andare avanti bene, ma resta Venere un po' agitata, resta un Marte un po' scontroso, quindi in questi giorni vi sentite sempre in una condizione di grande nervosismo. E anche voi, un po' come la Bilancia, potreste reagire male se qualcuno vi provoca. Le cose che dovete dire le avete detto, probabilmente per un paio di giorni forse è meglio ascoltare. 4 stelle per l'Ariete, confido in voi. Avere stelle buone, anche voi da maggio molto di più, cosa significa? Che arriva un'occasione, cioè che arriva una persona che ti dice guarda,
tu hai fatto un bel lavoro, ti do questa possibilità. Oppure, che magari se c'era una causa in corso, una questione che vi ha messo un po' sotto torchio, da maggio recuperi. Perché vi parlo di maggio già negli ultimi giorni di questo marzo? Perché bisogna rimettersi in carreggiata, come si dice. Allora, ogni tanto sbandate, però la strada è giusta, è quella da seguire, anche voi vi sentite più forti. Così come si sentono più forti Sagittario, 4 stelle. Oggi la luna è un po' storta, quindi qualche ritardo può esserci, qualche complicazione, una spesa non prevista, ma io vedo un grande cielo soprattutto per l'amore. Quindi se c'è una persona che vi interessa, dovete fare una scelta, aprile sarà il mese giusto. Cancro, 5 stelle, in questo momento siete dolcissimi, siete molto teneri, siete pronti ad amare, siete pronti anche a dimenticare qualche triste trascorso. Figuriamoci come sarete ancora più passionali ad aprile, quando Venere sarà con voi. L'acquario è sempre in pole position, evidentemente in questo momento avete la riprova che certe vostre idee sono giuste, che quello che avete fatto nel passato vi sta aiutando ad arrivare ad un buon futuro. Amore sempre top, di gamma. E 5 stelle per il segno dei pesci, che oggi con la luna nel segno e altri pianeti importanti non solo riesce ad essere più forte, ma anche ad avere delle intuizioni direi quasi geniali. Emozioni in corso, novità. Vi abbraccio e vi aspetto domani.